come vi dicevo, tante altre patologie che sono rimaste un po' indietro nelle cure a causa della situazione. Per esempio, ci sono persone che sono a casa, hanno avuto incidenti, fratture e dovrebbero fare la normale terapia riabilitativa, che però non riescono a fare perché gli ospedali sono pieni, perché non si possono allontanare, eccetera. Ecco, per aiutare quei pazienti, professor Vimercati, è stato istituito un servizio di consulenza a distanza, cioè per aiutarli a fare la fisioterapia a casa praticamente, è così? Sì, è così, attraverso l'interessamento di FISM, una delle proprie associate che è la SINFER, ha messo in atto un meccanismo di contatto con i pazienti, con i disabili o con chi ha necessità e bisogno e non può recarsi in ospedale, un servizio di telemedicina di assistenza, di teleassistenza fisiatrica attraverso una mail in cui il paziente, indicando nome, cognome, città di residenza e contatto Skype, può chiedere ai medici della SINFER cosa poter fare nell'immediato a casa oppure come fare per recarsi in ospedale in questo momento di grossa difficoltà, e quindi oppure collegandosi con Skype, come stiamo facendo ora, per fare in modo che ci sia anche un contatto diretto tra il fisiatra e il paziente, con la possibilità di dare delle istruzioni pratiche utili in questo momento di difficoltà. Certo. Ecco, e c'è un